A posto, dunque, è quest'ultima slide, che è una cosa comunque breve, che questa è una cosa che solitamente non viene mai accennata perché non viene mai neanche chiesta dagli alunni, però il passato remoto è il tempo che nel siciliano viene utilizzato con un abuso pazzesco rispetto alle altre lingue, cioè noi siamo soliti utilizzare il passato remoto anche per dire parlai con il professore un secondo fa, cioè un secondo fa si utilizza il passato remoto, che è un abuso linguistico abbastanza improprio. Quasi un valore aspettuale, però dobbiamo dire che la desinenza della terza persona singolare, che termine enau, cantau, natau, ha derivazione latina. Come voi sapete, in latino esistono almeno 8 tipi di perfetto, quelli in vi, quelli in esse, raddoppiamento, eccetera, eccetera. Ma il tipo più comune di perfetto è quello in vi, che c'è dietro anche la vocale tematica, che ci permette di risalire alla radice. Dunque, c'è chi sostiene, i sostenitori della pronuncia restituta, che la V ai tempi del latino classico venisse pronunciata U, per cui io sono un po' scettico su questa pronuncia, al di là che su questa cosa. Per cui, se voi vedete amavit, che è la terza persona singolare del passato remoto di amo, che significa letteralmente egli amò, secondo chi sostiene la pronuncia classica, questo verbo veniva pronunciato amavit. Così come vale per gli altri, cantavit, natavit, clamavit e basiavit. Allora, cos'è che succede? Nel passaggio dal latino all'italiano cade la desinenza it e resta semplicemente il tema verbale col suffisso temporale. In italiano, però, il dittongo au è solito chiudersi no. Come potete vedere, taurus diventa toro, paucus diventa poco, laudem diventa lode e tantissimi altri. Per cui, se prendete la terza persona di un passato remoto, come amau, cantau, natau, vi renderete conto che in italiano quell'au si chiuse no, nuotò, cantò, amò, chiamò e così via. Ma quando nel siciliano lo pronunciamo, in realtà ci stiamo mostrando più conservatori rispetto alle altre lingue, rispetto alla lingua toscana, quindi quella italiana. Perché noi siamo soliti dire amau, cantau, natau, chiamau, no, senza h, comunque, e basau. E questa potrebbe essere anche una dimostrazione per chi sostiene la pronuncia restituta per il fatto che la stessa V è ancora oggi pronunciata da noi come vocale. Cioè per cui il fatto che noi non diciamo Iddu amav, ma diciamo Iddu amau, significa che possibilmente fin dai tempi, prima ancora, durante insomma, la dominazione romana qua in Sicilia, che è durato un bel po', probabilmente si dicesse amavit, cantavit, natavit e così via. E va bene, io ho stressato anche per poco, ora concludo. Auguro di poter insegnare, però ovviamente se le situazioni della buona scuola cambiano, perché la vedo difficile. Gianluca sta già pensando alla sua tesi, e che scriverà proprio in latino, no?